Sono stati più di 60 i ragazzi del servizio civile appartenenti alle Caritas toscane provenienti da ogni angolo della regione ad essersi dati appuntamento mercoledì 20 settembre a Barbiana, la piccola località situata sulle pendici del Monte Giovi, nel cuore del Mugello, per ripercorrere i luoghi in cui Don Lorenzo Milani dette vita alla straordinaria esperienza formativa ed educativa della scuola di Barbiana. Un luogo nel quale il prete toscano maturò il proprio dirompente messaggio che rivoluzionò per sempre il modo di fare scuola in Italia. L'incontro giunge nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario della morte del priore e a pochi mesi dalla visita di Papa Francesco a Barbiana, avvenuta lo scorso 20 giugno. È la prima volta che però mi trovo qui a Barbiana. Devo dire che effettivamente come figura si lega molto a quello che è anche un po' l'esperienza che viviamo attraverso il servizio civile. Il suo motto di I care, quindi tutto mi è a cuore, parte proprio dal presupposto che anche noi nel servizio che facciamo abbiamo a cuore le persone che ci circondano. Penso che si senta ancora la presenza di Don Milani in queste pareti, e anche il vedere i disegni, le foto, è proprio una cosa veramente impressionante. Quindi oggi è stata anche un po' una scoperta rispetto ad alcuni dettagli che comunque sono riusciti un po' anche a descriverla come una personalità molto forte, che sinceramente non credevo. Quindi è stato anche un po' sorprendente, mettiamola su questo piano. Toccante la testimonianza di chi Don Milani lo ha conosciuto, Riccardo Campoli, volontario della Fondazione Don Lorenzo Milani e testimone dell'esperienza di Barbiana, ha infatti condiviso con i giovani ospiti durante il corso della giornata momenti di ironia, suggestioni e memorie vissute con il prete maestro. Io ho conosciuto il priore quando casualmente un mio capo, allora avevo 16 anni nel 58, ci portò qua. Aveva sentito parlare a Firenze, non solo lui, ma a Firenze si faceva un gran parlare di questo prete, mandato qui per punizione, in esilio, in un luogo in cui non c'era strada, non c'era luce, non c'era acqua. Questo non è un luogo della memoria, cioè in cui ci si limita ad una visita spiegata di quello che è stato, ma è il luogo nel quale una scuola è proponibile, diversa da quella attuale, è oggi, anche oggi, forse oggi più che mai, attuabile.